a fronte di un'annata veramente importante in termini positivi essere registrata nel 2022, purtroppo nel corso del 2023 questo trend si è invertito e di fatto abbiamo registrato un'emorragia di uscite, di posti di lavoro da parte soprattutto dei lavoratori con contratto a scadenza, fino ad arrivare ad un annuncio che nel corso da qui al prossimo, per quasi tutto il 2024, comunque fino alla seconda metà del 2024, vedrà una progressiva dismissione di tutti i contratti a scadenza. Ovviamente questo era un segnale che non potevamo ignorare. È una situazione che preoccupa lavoratori, sindacati ed istituzioni e che ha portato allo sciopero di questa mattina di fronte ai cancelli dell'ABB di San Giovanni Valdarno. La richiesta è quella di utilizzare gli ammortizzatori sociali per una crisi definita temporanea, alla quale però per adesso l'azienda ha risposto picche. Siccome per noi la crisi, se così è, temporanea come ci hanno detto, e quindi sarà poi legata il prossimo anno ad una ripresa degli ordinativi, la cosa per noi più logica era quella di aprire un ammortizzatore sociale e quindi utilizzare una cassa integrazione. L'azienda su questo ha dato una chiusura totale, quindi non ha scelto di accedere agli ammortizzatori sociali per gestire gli esuberi che in questo momento ci sono, in prospettiva anche che dovesse ripartire gli ordini, ma continua a ribadire che recederà tutti i contratti in somministrazione. Lo stabilimento di San Giovanni, con il più grande impianto di stazioni di ricarica in corrente continuata, era stato inaugurato nel giugno 2022, adesso 130 i posti di lavoro interinali a rischio, ai quali si aggiunge un'eventuale riduzione del 15% dei 400 dipendenti assunti. Quello che chiediamo noi con questo sciopero è riaprire un tavolo nel quale facciamo un percorso insieme per reinserire le persone e passare insieme questo momento di crisi. Un'avvertenza che approderà anche in Regione con una mozione presentata dal Movimento 5 Stelle. Vigilanza e solidarietà espressa anche dall'amministrazione comunale. Naturalmente continuerò a monitorare in prima persona la situazione, l'evolversi della situazione, perché, ripeto, ABB su San Giovanni è un'impresa strategica, ma naturalmente deve garantire l'occupabilità e soprattutto deve garantire l'occupazione dei lavoratori.